La nostra vittoria. Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un post su Instagram la nascita della secondogenita, la sorella di Leone. Vittoria, questo è il nome della bambina, è nata il 23 marzo. La coppia ha pubblicato una foto della piccola nella penombra, illuminata da una lucina, mentre i due genitori la accarezzano. Sotto il post tantissimi commenti e milioni di like di amici e parenti che si congratulano per l'arrivo della piccola tanto attesa. E un messaggio video è arrivato anche dal piccolo Leone da casa, vi aspetto con amore. Qualche giorno fa, il 19 marzo, Leone ha compiuto 3 anni e i genitori gli hanno organizzato una festa in casa come è successo l'anno scorso a causa del lockdown. La coppia aveva annunciato sui social il 1 ottobre la gravidanza di Chiara, proprio con una foto di Leone con in mano un'ecografia e la frase, la nostra famiglia si allarga. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Vittoria con un post, Ferragni ha pubblicato una storia con Fedez che tiene in braccio la piccola e si commuove, asciugandosi le lacrime. Il nome della bimba è rimasto segreto fino a oggi, ma era trapelato che sarebbe iniziato con la lettera V, al Festival di Sanremo. Infatti, Fedez ha indossato una camicia con le iniziali dei loro nomi, C, F, L, e in aggiunta la lettera V. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso, come per Leone, di dare entrambi i cognomi anche alla figlia. Mentre Leone era nato in anticipo e a Los Angeles, Baby V si è fatta attendere di più e, a causa della situazione sanitaria dovuta alla pandemia, la coppia ha scelto di restare a Milano per la gravidanza e il parto. L'influencer da oltre 20 milioni di follower ha già annunciato che si prenderà un periodo di riposo dopo il parto per dedicarsi alla figlia. Negli ultimi giorni in attesa dell'annuncio della nascita, le fan di Ferragni avevano anche creato una fanpage con un countdown all'evento. Vittoria dovrebbe essere nata a termine, probabilmente alla Mangiagalli. La gravidanza di Baby V è stata raccontata sui social dall'influencer dalle prime alle ultime fasi prima del parto, e in alcune occasioni ha anche scatenato delle polemiche. Come quando Ferragni ha postato l'immagine dell'ecografia della piccola insieme a Fedez, in piena pandemia, e tante donne l'avevano accusata di essere una privilegiata, perché a loro la condivisione di quel momento con il marito non era permessa.